Buongiorno a tutte e tutti. Io sono Mauro Castagnaro, vice coordinatore nazionale di Noi Siamo Chiesa e oggi modererò questa presentazione del libro di Marco Mazzano, La casta dei casti. Oltre all'autore, ordinario di sociologia a Bergamo, sono con noi il padre gesuita Paolo Gamberini e dovrebbe unirsi a breve la teologa ed ex parlamentare Giancarla Codrignani. E il libro La casta dei casti è un saggio che parla di preti e lo fa da un'angolatura particolare, che però per l'autore è un'angolatura molto importante, decisiva, cioè quella del rapporto del prete con l'affettività e la sessualità in un contesto che, almeno per l'esercizio, diciamo, della sessualità genitale, ne esige la rinuncia attraverso il vincolo del celibato. Marzano affronta questo tema servendosi da una parte di una ampia letteratura scientifica, ma soprattutto avvalendosi di decine di interviste raccolte in un arco di tempo non breve, e declina questo tema ripercorrendo l'iter che va dall'ingresso in seminario, quindi un giovane o meno giovane, fino all'ordinazione presbiteriale e poi all'esercizio pastorale. Intanto ci ha raggiunto anche Giancarla Codrignani, che salutiamo. Da questa analisi che fa Marzano emerge un quadro piuttosto inquietante, in cui spiccano la descrizione di seminari come istituzioni totali che garantiscono a chi vi entra protezione e una percezione di elezione, di appartenenza a un gruppo superiore, in cambio di obbedienza e sottomissione assoluta. E poi emerge anche un legame tra la vita clericale e l'omosessualità, che non solo smentisce nei fatti ciò che la Chiesa afferma come propria norma, cioè il fatto che non potrebbero accedere alla ordinazione persone omosessuali, ma soprattutto che crea un contesto che educa a una sorta di doppia morale, all'inautenticità. E questo naturalmente tende, secondo l'autore, a condurre a risultati come il cinismo, l'ipocrisia e vere e proprie patologie psicologiche in alcuni casi. Ecco, per presentare questo libro, faremo in questo modo. Io adesso darò la parola a Marco Marzano, chiedendogli un po' proprio di spiegare come mai ha deciso di affrontare questo tema e come l'ha trattato nel libro, tenuto conto che Marco Marzano in passato si è già occupato molto di Chiesa Cattolica. Penso soprattutto a due volumi, Quel che resta dei cattolici, che risale al 2012, e alla Chiesa immobile, Francesco e la rivoluzione mancata. Quindi daremo a lui la parola per una ventina di minuti, dopodiché io chiederò a Giancarla Codrignani e a Paolo Gamberini di reagire in base a quello che ha suscitato in loro la lettura di questo libro, dando loro almeno un quarto d'ora a testa per poter, diciamo, replicare. E faremo poi un secondo giro in modo più breve, naturalmente, in modo da concludere per le 19:30. Ecco, quindi, prima di tutto, la parola a Marco Mazzano. Appunto, la domanda è: ma come mai, dopo aver fatto delle analisi, diciamo, abbastanza generali sullo stato della Chiesa Cattolica, ha deciso di concentrarsi su questo aspetto, come dice appunto il sottotitolo del libro, I preti, il sesso e l'amore? Grazie Mauro, grazie a voi adesso vedo solo più me stesso. Grazie a voi dell'invito, grazie a Noi Siamo Chiesa dell'organizzazione di questa presentazione. Grazie ovviamente
ai due autorevoli discussant, diciamo, i due interlocutori che avrò questa sera, che sono ovviamente molto curioso di ascoltare, la cui opinione mi sta molto a cuore. Perché, dici tu, perché ho deciso di fare questo libro? Ma guarda, io mi sono imbattuto nel problema della, diciamo, della sessualità e dell'affettività del clero già molti anni fa. Esattamente quando ho scritto, quando ho fatto la ricerca che poi è confluita in quel che resta dei cattolici una decina di anni fa. E in quell'occasione, appunto, ho fatto due scoperte. La prima scoperta è stata questa, cioè che i preti che andavo a intervistare nelle parrocchie, nei luoghi dove ho fatto la ricerca, mi parlavano in maniera anche abbastanza sincera, diciamo, a cuore aperto di tutto o di quasi tutto quello che riguardava la loro vita, fuorché delle questioni che riguardavano la sessualità e l'affettività. E questa è stata la prima scoperta. La seconda scoperta è stata quella che, appunto, questa, diciamo, questa reticenza, questo desiderio di evitare la questione, probabilmente nascondeva una, diciamo, una parte della loro vita molto importante e molto consistente che non mi veniva rivelata. Questo l'ho capito perché ho fatto le prime interviste soprattutto con alcuni ex preti che mi hanno raccontato, diciamo, quello che in termini sociologici si può chiamare la loro carriera morale, la storia della loro vita e anche includendo la storia della loro vita affettiva, delle loro esperienze con il sesso. E, diciamo, quindi ho cominciato a fare queste prime interviste e finalmente, dopo un certo numero di anni, ho capito che questa, diciamo, conoscendo anche meglio poi la vita della Chiesa, ho capito che questa era davvero, come dici tu, una questione cruciale per capire il modo in cui funziona la Chiesa Cattolica e per capire alcune caratteristiche intrinseche del modo in cui questa forma e segue i suoi funzionari. E a quel punto, diciamo, ho deciso di, in parte, di ricontattare quelle persone che avevo conosciuto anni prima e in parte di scatenarmi in una ricerca molto serrata di persone che fossero disposte a raccontarmi la verità, diciamo, a svelarmi questi retroscena della loro esistenza. Ne ho trovato un certo numero, credo, nel libro di citarne una quarantina. Inutile dire che alcuni di questi mi hanno dato delle testimonianze decisive, davvero delle testimonianze senza le quali il libro non si sarebbe potuto fare. Mi hanno proprio portato nei luoghi della loro vita e mi hanno fatto vedere quello che io non avrei mai potuto vedere con i miei occhi e quello che la maggior parte delle persone non vedono e che appunto ho deciso poi nel libro di, diciamo, di raccontare. Ecco, mi soffermerei su alcune delle cose che hai detto, perché tu hai detto nel libro si scopre che i seminari sono, appunto, che nel libro viene descritta intanto la carriera di queste persone, cioè dall'ingresso in seminario fino poi all'uscita, al diventare preti, eccetera. E dice, si scopre delle cose, si fanno delle scoperte sconcertanti, per esempio che i seminari sono delle istituzioni totali. Ma i seminari sono, diciamo, per certi versi il prototipo dell'istituzione totale, nel senso che sono organizzazioni nelle quali
nelle quali le persone, nelle quali gli internati, diciamo, nelle quali i seminaristi esauriscono tutta la loro vita. Sono luoghi chiusi, separati dal resto del mondo, nel quale vigono delle regole diverse da quelle che vigono all'esterno, e nelle quali, come dire, si compie, i seminaristi realizzano un'esperienza appunto totalizzante, un'esperienza come dire, irriducibilmente altra rispetto a quella dei loro coetanei, dei loro compagni, un'esperienza nella quale di fatto i margini per anche la stessa differenza tra una vita pubblica e una vita privata viene completamente abolita. Naturalmente non si tratta di istituzioni nelle quali le persone entrano perché vi sono costrette, a differenza di altre istituzioni totali come le carceri o come le caserme, ma sono istituzioni che funzionano nella stessa, sostanzialmente nella stessa maniera. E l'obiettivo dell'istituzione totale è quello di operare una trasformazione nelle persone che vi vengono mandate, che vi sono inserite. Operare una trasformazione che faccia sì che un ragazzo di 18, di 19, 20, 25, 30, adesso l'età si sta anche alzando, di 25-30 anni, che entra lì dentro, venga e esca dopo 6 anni, di 5 anni di percorso all'interno del seminario, esca trasformato. Cioè che divenga un prete, no? È una sorta di fabbrica del clero, il seminario, di luogo dove si deve operare questa trasformazione. E allora, perché la sessualità è importante? Perché questa trasformazione riguarda certamente molti aspetti, per esempio riguarda gli aspetti, come dire, formativi, riguarda la teologia, riguarda lo studio, riguarda la dottrina, tutte cose che vengono apprese nel seminario, ma che forse potrebbero essere apprese anche senza il seminario, perché non è necessario un seminario per insegnare, per apprendere la teologia. Vengono apprese insieme a tutte queste cose, vengono insieme allo studio, alla formazione, il seminarista apprende anche delle cose molto più sottili, cioè apprende la prossemica, apprende la gestualità, apprende il linguaggio del prete, cioè proprio si clericalizza, diciamo, nel corso di questi anni tramite questa immersione totale in questo ambiente. E oltre a tutto questo impara anche a gestire il rapporto con la sessualità e con l'affettività. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la mia convinzione è che la maggior parte dei ragazzi che entrano oggi nei seminari ci entrino, come dire, con delle intenzioni molto nobili, per effetto di aspirazioni genuine, sincere, che sono appunto quelle di diventare prete, di intraprendere questa carriera. Spesso, per alcuni di loro, il celibato obbligatorio è uno scoglio. È uno scoglio, ma è uno scoglio che immaginano di poter affrontare con successo, e immaginano di poterlo affrontare con successo perché sono pieni di entusiasmo, sono pieni di esuberanza, sono pieni di voglia di fare il prete, non di diventare celibe, ma voglia di fare il prete, e quindi almeno all'inizio vedono questa zavorra, questo obbligo del celibato, come un tributo a pagare per realizzare questo loro sogno.
In altri casi, bisogna dire, non sono uno psicologo, ma mi permetto di, mi avventuro su questo terreno, io penso che ci agisca anche un desiderio inconscio di evitare la sessualità, evitare l'affettività, cioè di trovare il desiderio di trovare un luogo nel quale la sessualità e l'affettività non siano, come dire, possano essere evitate, non siano obbligatorie, siano delle cose che possono essere messe tra parentesi, addirittura che possano essere, con l'approvazione di tutti, censurate e rimosse. E in questo caso si tratta di ragazzi che non accettano il loro orientamento sessuale, che per ragioni che spesso attengono all'ambiente da cui provengono, alle famiglie, per ragioni varie, non vogliono fare i conti con questo aspetto della loro vita e quindi sono attratti da un ambiente che consente, da un luogo che consente loro, sulla carta, di mettere tra parentesi questo tema. Naturalmente, poi probabilmente accanto a questi ci sono anche, ma io credo che siano pochi, molto pochi, i cinici, cioè quelle persone che sanno, per esempio, quelle persone omosessuali che casomai vivono in ambienti omofobi, in località dove l'omosessualità non è legittima, non è accettata, eccetera. E quindi cercano un luogo dove poter vivere la loro vita al riparo, diciamo, dalle pressioni che il resto della società farebbe perché loro avessero un comportamento eterosessuale. Quindi poter avere un luogo dove, diciamo, tra virgolette, nascondersi. Ma io, ripeto, penso che questi siano una minoranza estrema. Nel corso della vita in seminario, questi ragazzi capiscono molto rapidamente che quella del sesso è in realtà la questione centrale del seminario, cioè tutto il seminario e tutta l'attività formativa del credo è centrata sulla sessualità e sull'affettività ed è centrata soprattutto sulla capacità che i seminaristi devono esibire di controllare questo aspetto. Di controllare. E tra l'altro, lo dico anche nel libro esplicitamente, teniamo conto che i problemi della sessualità e dell'affettività sono la causa principale, se non unica, di allontanamento dei seminari. I ragazzi, anche i più ciucci, i più testoni, quelli che hanno meno voglia di studiare, vengono fatti andare avanti nella stragrande maggioranza dei casi, anche spesso su sollecitazioni dei vescovi che ne hanno bisogno e che devono riempire le parrocchie, che hanno bisogno di forze fresche, quindi hanno problemi di altro genere, si fa di tutto. Di tutto per comprendere i problemi di questi ragazzi, per aiutarli. L'istituzione è materna, si occupa di questi ragazzi infantilizzandoli completamente, privandoli di qualsiasi autonomia, ma come dire, mostrandosi comprensiva, dolce, affettuosa con loro, anche nel caso in cui siano patentemente omosessuali. Cioè, anche magari nei casi in cui contravvengono a quella norma che tu hai citato, che è stata ricordata, ribadita anni fa, da Ratzinger e anche da Bergoglio che l'ha ricordata e ribadita, cioè che i ragazzi con questo orientamento dovrebbero essere allontanati dai seminari. Non è una causa di allontanamento dai seminari. Se nei seminari si allontanassero gli omosessuali, non ci sarebbe più quasi nessuno. Perché la stragrande maggioranza dei seminaristi sono gay. Quindi non, il problema non è essere omosessuale, ma è non riuscire a controllare la propria sessualità. Cioè, il problema è dare scandalo, il problema è esplicitare questi bisogni, esplicitare queste
tendenze, questi desideri in un luogo diverso dal confessionale o dal rapporto con il padre spirituale, oppure sì, diciamo in luoghi diversi da questo. In tutti gli altri luoghi questa cosa è vietata anche con i compagni, perché in un'istituzione totale, diciamo, la delazione all'ordine del giorno, il gioco al massacro tra i compagni, gli ospiti di queste strutture e la regolarità, e quindi bisogna fare attenzione anche con i compagni nel mostrare questi aspetti. Allora, e casomai concludo, così poi sto nei 20 minuti e do la parola ai miei due interlocutori, avendo accennato un tema del libro, perché poi il libro ne ha molti altri ed è più complicato, inviterei le persone a leggerselo, ma diciamo, entrati con quell'atteggiamento di prevalente, molto diffuso, di purezza, di ingenuità, e vedendo naturalmente che mantenersi su quella linea è difficilissimo, è impossibile, che la castità non è una pratica che si possa apprendere. La castità non si apprende, non si insegna e non si apprende. La castità, ammesso che esista nei casi in cui esiste, è il risultato di una vocazione, di una scelta che non coincide con la scelta del sacerdozio, ma coincide con la scelta della castità, che, cioè, voglio dire, è una scelta squisitamente soggettiva, personale, legata a opzioni che non possono essere quelle ideologiche imposte da un'organizzazione, non possono essere la condizione per diventare prete, sono due cose diverse. E allora, avendo capito tutto questo e avendo delle difficoltà enormi a gestire, anche psicologiche, a gestire queste continue, diciamo, cadute, la più elementare, ma anche la più tragica delle quali è rappresentata dalla masturbazione, e che rappresenta per molti ragazzi una fonte di all'inizio di colpa, di ossessione, di competizione per evitarla di continuo. Molti, nei casi migliori, diciamo, molti di questi ragazzi capiscono che possono abbastanza tranquillamente, con una certa abilità, questo richiede una certa abilità, ma sono abilità che si possono sviluppare, che si possono acquisire, costruirsi una doppia vita, costruirsi una vita nella quale gli aspetti che riguardano l'affettività e la sessualità sono regolarmente nascosti, tenuti celati, diventano segreti. L'organizzazione accoglie tutto questo con una grandissima tolleranza, perché certo sarebbe bello vivere in un mondo in cui si potessero veramente, lo dico dal punto di vista della Chiesa, avere dei funzionari casti, perché il funzionario casto è magnifico perché pensa solo all'istituzione, è come il funzionario castrato. È castrato, non può pensare al sesso e pensa solo all'organizzazione, pensa solo al bene dell'organizzazione, e la sua vita coincide con quella di cui necessita l'organizzazione, quindi è il funzionario ideale, il funzionario castrato. Ma siccome non si può castrarli per varie ragioni, e allora, diciamo, non potendo castrarli, sarebbe bellissimo poterne avere di persone spontaneamente caste e al tempo stesso anche equilibrate. Perché poi in molti casi quelli che non hanno una vita affettiva, diciamo, regolare, tra virgolette serena, per come può essere serena, sono poi anche le persone che causano dei problemi da un altro punto di vista, sul terreno degli abusi, sul terreno di un'affettività che non viene gestita bene, che non viene gestita in un modo maturo. Quindi avere delle persone mature e caste, tipo appunto avere dei santi,
sarebbe stupendo. Però siccome i santi alla fine sono pochi, come si sa, i preti sono persone normali, più o meno mediamente come gli altri, allora l'importante per l'istituzione è avere delle persone che sembrino caste. Naturalmente ci sarebbe da chiedersi, io nel libro me lo chiedo e cerco di rispondere, perché la castità del prete è così importante per la Chiesa? E io credo che questo riguardi non solo il rapporto tra i funzionari e l'istituzione, ma anche il rapporto tra l'istituzione e i fedeli. Ma adesso questo non ho tempo qui, se no vado veramente troppo oltre. Chiudo questo primo intervento dicendo questo. Tu, Mauro, dici, è una cosa sconcertante, ma tutte le organizzazioni del mondo hanno una vita segreta. E la vita segreta della Chiesa è costruita sul sesso, perché il sesso è l'attività vietata, l'attività censurata, l'attività che non ci deve essere. Tutte le organizzazioni che si basano su un divieto così forte si ritrovano con lo stesso divieto al centro della loro vita, un po' come succede nei casi personali in cui tanto un problema lo vuoi accantonare psicologicamente, tanto più te lo ritrovi al centro dei tuoi pensieri, delle tue riflessioni. Io uso a un certo punto, adesso veramente chiudo, la metafora del bellissimo libro del sociologo americano Eviatar Zerubbabel, che parla, per spiegare casi di questo genere, di Elephant in the room, l'elefante della stanza è gigantesco, è un pachiderma, tutti lo vedono, ma tutti fingono, prendono il tè come se quell'elefante non ci fosse. Ma l'elefante è il centro, è il cuore della vita dell'istituzione, proprio perché è il grande rimosso, il grande divieto, il grande, diciamo, il grande non detto della vita delle istituzioni, che non ha strumenti per gestire questa cosa in un modo diverso. Mi fermo qui. Grazie, Marco. A questo punto io darei la parola a Giancarla Codrignani, che abbiamo invitato non soltanto perché è una notissima figura del mondo cattolico, che ha alle spalle una storia anche molto significativa nel rapporto con la politica, ma anche in questo caso perché è stata tra le prime a scrivere diversi anni fa, anche se di questo libro è stato più recentemente fatta una riedizione, aver fatto una ricerca, aver ragionato un po' sul tema proprio del celibato, o meglio della violazione dell'obbligo del celibato, ma guardandolo dal punto di vista delle donne, cioè delle donne che si innamorano dei preti o di cui preti si innamorano, no? Per cui eravamo molto interessati a cercare di capire come lei, con questo background, avesse colto, interpretato questo tipo di ricerca fatta da Marzano. La parola a Giancarla. Bene, buonasera a tutti e grazie dell'invito. Mi fa molto piacere essere con voi tre. E così, cominciamo. La ragione per la quale mi sono occupata del celibato non è quella di dire: va bene, gli uomini non si organizzano particolarmente per la propria liberazione, vediamo di fare un comitato di liberazione dei preti. È partito da un episodio che per caso ho trovato su internet, dove era sfuggito al controllo, oppure è stata una copertura per l'importanza che poteva avere questa testimonianza, di un file confidato a una donna che si occupava appunto di questioni religiose e che registrava cose che non andavano o che andavano bene per situazioni relative alla fede e all'istituzione. È la storia di una ragazza, di una signora,
che ha una esperienza di famiglia molto integrata nella fede, nel cattolicesimo, e anche lei molto inquadrata e quindi una devota elevata potenza. E nel momento in cui si cambiano le successioni nelle parrocchie, eccetera, lei si innamora ricambiata del parroco. E la cosa deve avere avuto lungo tempo di silenzi, colpevolizzazioni, segreto e così via. Infine i due riescono ad unirsi perché sono innamorati. E la cosa dura 3 anni, mi pare, e la loro relazione è segreta, clandestina, e mi immagino il modo di vivere perché lei racconta che lui è un uomo come gli altri, quindi la gelosia dei colleghi che vedranno quanto è bella così, e lei che va a teatro o a delle feste con degli amici così, e che rinuncia per amore di lui. Passano 3 anni e lui un bel giorno dice: "Io voglio tornare a guardare negli occhi i miei parrocchiani". Allora, a questo punto un uomo soddisfatto, un uomo che ha realizzato entrambe le tensioni di vita, che vogliono dire la sua virilità da un lato e la sua rinuncia spirituale cosiddetta dall'altro, e stronca una donna. Questa, nella lettera che io ho letto, è la donna che dopo un'esperienza dolorosa, perché indubbiamente non poter essere alla luce del sole due persone che si amano, questa rinuncia, questa uccisione dell'amore ha delle ragioni che evidentemente pescano in una psicologia malata. Non è quindi come un abbandono di una coppia laica che ha dei problemi, non riesce a risolverli, due si lasciano. Questo è una questione che credo che il sociologo Marzano apprezzerebbe nella sua storia, nelle sue interviste, perché è un caso particolarissimo. Io mi sono molto inquietata perché ho sentito l'importanza di una testimonianza di questo genere di fronte all'essere donna del femminismo e in fronte a essere una donna che dice di avere una certa fede, che fa parte di una certa chiesa. La situazione è un incrocio insolubile finché noi non ci rendiamo conto, credo a partire, adesso c'è un sinodo di consultazione della base, cosa che non so quanto potrà riuscire perché tutti sono ingabbiati, anche noi siamo ingabbiati. Lo dico io che questo libro che è uscito e che ha citato e viene stato citato prima, è del 2005. Io nel 2005, per esempio, non approfondisco la questione, che sono questioni che sono diventate molto importanti nel mondo cattolico regolare, insomma, da parte del Papa stesso, che è la pedofilia e l'esistenza della sessualità moltiplicata non per le due fisse uomo-donna, ma per le scelte che il corpo stesso fa e su cui la mente riflette. E quindi l'essere umano, lo dico da un punto di vista della donna che non ha le visioni platonico-aristoteliche del cervello con la mente che va per conto suo, mentre la parte affettiva resta così a mezza strada, e le parti inferiori sono inesorabilmente basse. E
la totalità del corpo è percepita dalla donna con grande integralità, e io stessa penso anche con la pancia, non è che sono sottratta, suppongo che sia così per tutti, solo che ci sono questi stereotipi su cui forse dovremmo intervenire, perché il mondo sta cambiando in tutti i sensi e siamo portati a riflettere su l'uomo nuovo che viene dopo l'Erectus, l'uomo di Leonardo e così via. E abbiamo bisogno di essere non postumani nel senso umano, l'umano e la macchina, ma la consapevolezza che siamo noi sempre gli autori anche delle macchine, che possono diventare un aiuto o no, oppure un danno. Ecco, in questo senso penso che sia molto importante affrontare questo problema, perché è uno che si, dal punto di vista della sessualità, soprattutto come fa Marzano, Marco, e sono le basi di una influenza negativa del cattolicesimo che risale però al patriarcato, che non è inventato né dagli ebrei né dai greci, ma che è nella tradizione appunto dell'Homo erectus, che non appena riesce ad avere il controllo della realtà e distingue uomo da donna, e lo distingue in base alla forza, in base al potere della riproduzione di cui ha paura e così via. Quindi il patriarcato resta lì, ma il problema è l'influenza che la Chiesa ha avuto in tutti questi secoli di restare immobile, nonostante sapesse benissimo se un papa ha avuto dei figli pubblicamente e il Rinascimento ne vede le gesta in giro per l'Italia, e quindi il maschio guerriero, la donna anche donna di Stato, e qui alla corte di Ferrara una donna che ha avuto la sua importanza. Ecco, però questo passava, come dire, come una cosa non scandalosa rispetto al Vangelo. Perché? Perché guardando nella storia dei secoli si è specializzata nella natura dei teologi la riflessione su che cosa deriva dalle scritture, dal Vangelo, eccetera. Ma il Vangelo, con quello che è stato il comportamento della Chiesa per quello che è l'umanità così, il Vangelo non c'entra mica molto. E non lo dico a partire dalla violenza e dalle guerre, per cui il Dio degli eserciti si dice che lo intendiamo in un altro modo, ma per interpretare in un altro modo vuol dire fare riferimento a una società in evoluzione che cambia. Quindi se dobbiamo arrivare ai seminari per stare nell'argomento della nostra discussione, i seminari sono un qualcosa che va trasformato certamente come idea. Se uno decide di fare il prete, dovrà pure avere un luogo in cui andare. Lo Stato liberale ha perso l'occasione di avere la facoltà teologica laica, perché le religioni sono un denominatore di tutte le società, quindi possiamo anche sentirne il limite, però esistono in quanto tali, hanno una loro ovvia necessità di essere conosciute e affrontate per quello che possono fare di bene alla crescita umana. Noi viviamo ancora il Concilio, stiamo parlando spesso del Concilio. Io, che faccio parte di quell'area che si chiama critica, cattolico-critica, non mi riesce di accettare che il Concilio Vaticano II sia una pietra miliare. Lo è, però abbiamo perso, perché l'attacco a un documento su cui
stendeva le sue ali lo Spirito Santo, non può essere negato nella sua assoluta regolarità e fissità. Però hanno vinto i conservatori. L'odio che c'è stato per quello che è il primato della pastoralità sulla dogmatica ci ha bloccato e hanno vinto loro, perché siamo ancora qui. Allora, perfino Benedetto XVI aveva detto che siamo in un disfacimento totale della Chiesa, lo sguardo pessimistico dell'ultimo Benedetto. Ma l'ospedale da campo citato da Papa Francesco, eccetera, è la realtà. Ma dov'è che pesca di più la realtà? Pesca di più nella vita degli esseri umani. E quello che è l'obiettivo anche di tante cose che fa Papa Francesco è proprio quello di puntare su queste cose. Sulla sessualità non può permettersi più di tanto, credo perlomeno, ma in ogni modo le opinioni possono essere diverse, il senso delle mie osservazioni è personale ma condiviso, e se lui si azzardasse ad avanzare per esempio il sacerdozio femminile sarebbe subito l'accusa di eresia formalizzata. Non a caso è stato formalizzato quelle questioni dei dubbia, cioè le questioni su cui c'è incertezza se il Papa ha detto bene o no, e questo è stato un attacco già di 4-5 anni fa. Quindi in questo clima in cui sotterraneo, ma non tanto, lo si vede su internet, la tensione fra conservatori e innovatori è presente. I teologi sono anche loro invischiati in un equivoco che è quello di un modo di accettare anche tutti i ragionamenti su ciò che riteniamo in sé, l'astrazione pura, il Dio che può essere l'ente supremo, l'idealismo che ha ancora un effetto particolare, non teniamo più conto dell'essere umano nella sua totalità, corpo e anima, che non è così semplice spiegare, perché l'anima non è la nuvoletta che se ne va per i fatti suoi, è integrata nella persona, che non è soltanto un corpo che deambula per conto suo, è un essere umano e come tale portatore, non tanto così tanto di una natura che non sappiamo esattamente cosa sia, ma di una cultura. E la pluralità delle culture del mondo è uno degli obiettivi che noi cerchiamo di realizzare. Per quello che riguarda il nostro problema, avvicinandoci sempre di più, la compressione, la repressione, il controllo è una delle fisse della Chiesa che ha prodotto una devozione che è malsana oggi. Oggi non possiamo pensare che ci ricordiamo dei fratelli che hanno bisogno del nostro aiuto, con cui vorremmo essere, virgolette, buoni, e restare così, andare a frequentare una messa in cui c'è un credo in cui non si dice neanche la parola amore per identificare Dio, e poi andare ad accendere un lumino a Padre Pio. E non, questa è la base cattolica che è interpellata dal Sinodo. C'è il prete. Ecco, io credo che siamo, ormai i cattolici critici hanno praticato nelle comunità di base anche l'assunzione di responsabilità nell'Eucaristia, eccetera. Un buon avo padre di famiglia può anche questo essere delegato oggi come oggi, in piena epidemia e pandemia. C'è chi negli Stati Uniti vede per televisione la
partecipa per un'animazione particolarmente drammatica o teatrale e condividere sacramentalmente la comunione. E oggi come oggi vuol dire non capire niente se uno vuole fare la comunione o no, perché potrebbe essere in casa tranquillamente. Invece si dice guardo la televisione. Questo è un po' il modo. Questo prete è quello che abbiamo visto si comporta come un uomo e ha delle pulsioni particolari. Di questo poi magari ritorno a parlare volentieri perché mi pare che la facciamo un po' più lunga e di quello che prevedevo io. Ma questo prete è quello che poi fa le domande indiscrete, ti tocchi o che insidia i bambini e qui abbiamo tutto il grande capitolo della pedofilia che la Chiesa ci rimetterà anche. Forse diventerà un po' povera davvero perché i risarcimenti sono enormi, eccetera. Quindi, però, quando io nel 2005 ho scritto per domandarmi che senso abbia il celibato, e soprattutto se per caso la vocazione ce l'avesse una donna, perché questo è un grande problema, secondo me. Bisognerà visitare anche cosa vuol dire avere la vocazione, perché se no non ci si viene mica fuori. E quindi questa è la situazione. Nel 2005 questi temi non erano all'ordine del giorno. Perché? Perché non se ne parlava. Stiamo liberandoci. Allora io credo che anche la questione del celibato, sì, va bene che io nel 2005 ne ho scritto, però si stia liberando. Peccato che non c'è nessun movimento di solidarietà fra preti, nessuno si stacca minimamente dall'obbedienza chiedendo cioè ci sia un movimento di preti che chiedono il sacramento opzionale, quello di libera volontà, di libera scelta. Grazie Giancarla, mi sembra soprattutto interessante il richiamo che facevi al fatto che la necessità di che alla radice bisogna superare questa idea un po' platonica della distinzione tra corpo e anima, per cui tutta una serie di cose vengono poi inevitabilmente considerate ancora di secondo piano. In basso, no? Come dicevi. La parola adesso a Paolo Gamberini, che naturalmente si trova un po' anche nella posizione di chi un seminario l'ha frequentato e di chi ha un'esperienza, diciamo in prima persona per replicare o confutare la riflessione o confermare le riflessioni che ha fatto Marco Marzano. Grazie Paolo, a te la parola. Apri l'audio. Microfono. Ecco qua, riprendo. Allora, dicevo, grazie Giancarla per quanto tu hai detto nel tuo intervento, in particolare le ultime parole che per me sono state molto rivelative anche del tuo discorso, cioè hai usato la parola vocazione e hai detto come mai questa parola non potrebbe essere applicata a me come donna, ecco. Riprenderò verso la fine, ma volevo dire in particolare grazie a Marco per il libro, per questo che hai scritto, grazie anche a Noi Siamo Chiesa che avete organizzato questo momento. Veramente grazie perché Marco ha voluto esprimere in questa indagine su preti il sesso e l'amore, lo dico come tesi, potrei anche maggiormente poi provarla di punto in punto, è reale.
Il libro La Cassa dei Castri è un libro che presenta, per quanto è possibile in una ricerca solo geologica, una realtà. Certo, so che Marco ha avuto difficoltà da parte di alcuni lettori o teologi, studiosi cattolici, per il modo con cui è stata presentata questa casta di Casti. Però, vivendo dall'interno per tanti anni la mia esperienza e ascoltando anche altre voci, voci di colleghi, voci di seminaristi e anche di religiosi, perché io ho scelto la vita religiosa, dove allora, a proposito di castità, ho fatto il voto di castità, bene, credo che sia una esperienza che è analoga, per quanto è possibile, l'analogia nel libro qui di Marco. Quindi, di nuovo, grazie di questo tuo contributo. Vorrei, per rispondere un po' alle provocazioni di Marco all'inizio, riprendere un'espressione utilizzata da un recente cardinale. Questo è un portoghese, è stato rettore dell'Università Cattolica di Lisbona, José Tolentino de Mendoza. Lui dice: chi non percepisce che il luogo radicale del cristianesimo è sempre stato l'abitare il suo proprio mutamento, abitare il mutamento dunque, vuol dire che non lo ha compreso dal di dentro. Cioè, se vuoi essere veramente cristiano, devi abitare il mutamento dal di dentro, perché questa è un po' la dinamica. Grazie Giancarla che tu hai fatto una rivisitazione della coscienza religiosa, parlando del patriarcato, di cui è impregnato la Bibbia, quindi non soltanto l'attuale Chiesa o l'attuale modo di gestire la Chiesa, la troviamo nella Bibbia, la troviamo anche prima della Bibbia. C'è appunto questo patriarcato e, però, in virtù proprio di questa citazione del cardinale, e risottolineo cardinale, c'è un mutamento, cioè noi siamo in un fluire, in un divenire, e quanto più siamo legati, siamo partecipi di questo fluire, tanto più siamo cristiani. Si è cristiani nella capacità di portare e sopportare il mutamento. E allora, a proposito di questo sopportare, ecco, vorrei fare un piccolo aneddoto, un episodio che a me è successo, proprio accettando la provocazione anche di Mauro, che dicevo, tu che hai fatto esperienza di seminario. Quando io decisi di... sono di Ravenna, e quindi erano i tempi in cui era appena arrivato a Ravenna un arcivescovo, Monsignor Ersilio Tonini, il quale venne a Ravenna, dato che siamo un po', Giancarla ha vissuto questi tempi, erano i tempi in cui c'era la contestazione, c'era il Franzoni, l'abate Franzoni, e a Ravenna c'era un arcivescovo che era il Baldassarri. Bene, venne appunto Tonini, perché Baldassarri era stato invitato a dare le dimissioni da Paolo VI, anche in un certo senso storico è bene averlo, senza idealizzare i papi, è bene ritornare in questo senso storico. E Tonini, a mio avviso, è stato ispirato dallo Spirito Santo anche, quando io gli presentai il desiderio di fare qualcosa di bello per la Chiesa, lui disse: sì, apriamo una casa nei locali del seminario, che ormai è stato chiuso da diversi anni, a motivo proprio della contestazione, si era spaccata la diocesi su tante questioni, del divorzio sì, divorzio no, quindi vi ricordate quegli anni? Bene, sto parlando degli anni fine 70, ecco. Bene, Tonini disse: apriamo una casa per la vocazione, in cui entrano giovani che vogliono fare un discernimento, cioè prendersi a cuore le scelte della vita.
e aperto, diceva lui Tonini, sia persone al ministero ordinato, alla vita religiosa e anche alla vita da sposati. A guidarlo c'era un padre gesuita, padre Caniato, che ancora ricordo, il quale, mosso dallo spirito, ritorno anche qui a sottolineare questo, in un anno iniziò a mettere insieme nei locali del seminario giovani che erano animati dal desiderio di capire meglio come fare delle scelte significative nella vita. Quanto è durato questo esperimento? È durato un anno. Il vescovo di Ravenna, cioè Tonini, alla fine ha dovuto cedere alle pressioni appunto del clero, ma anche da parte di laici, non romanticizziamo nemmeno i laici, questo, no, vogliamo dei preti nelle parrocchie, abbiamo bisogno di preti, che cos'è questa idea? Chiuso esperimento. Ecco, ho voluto citare questo perché c'è una difficoltà del cambiamento a vari livelli e credo che la mia esperienza successiva è stata sperimentare che questo cambiamento è difficile, specialmente nelle istituzioni e nei luoghi formativi. Tu direi la cosa bella di questo libro, poi nei dettagli possiamo avere alcuni punti di discordi, di differenza, forse ha esagerato un po' qui, un po' là, potevi dire di più su questo. Però una cosa che mi è piaciuto molto del libro La casta dei casti di Marco Marzano, ti faccio bene pubblicità, è questo. Tu, Marco, sei riuscito a far capire che c'è un sistema. Si parla adesso di ecosistemi, cioè è tutto connesso. Se tu smuovi, inizi a cambiare qualcosa di questo sistema, il sistema inizia proprio a traballare. E mi piace ricordare la visione di Daniele 7 della... Se vi ricordate di Nabucodonosor, che aveva questa visione di questa pietruzza che va sul gigante, il gigante si sgretola a partire dai piedi. Bene, tu sei riuscito a far capire che la formazione, la questione della pedofilia, la questione dell'omosessualità nei seminari, la questione della sessualità, è tutto connesso. Sta insieme tutto. E se tu modifichi qualche cosa, inizi lentamente a mettere in dubbio tutto il resto. La mia esperienza nei luoghi appunto di formazione è tendenzialmente confermata, cioè c'è questa pressione a volere il prodotto finale, ecco, e lo dico in maniera un po' esplicita, il prodotto finale di colui che esce dal seminario è un uomo, nel senso humanus, o una persona che non creerà problemi, casina al sistema. La prima risposta molte volte retrocede, cioè non formiamo sempre come priorità degli uomini, delle persone capaci di fare scelte mature. E quanto tu hai detto prima anche nel tuo intervento, Marco, e riprendo, cioè una delle ragioni per cui uno viene mandato via dal seminario è appunto su motivi sessuali, cioè per motivi di avere infranto la regola, per esempio, di non esercitare sessualità all'interno del seminario, questa è di fatto confermata. Cioè io ho parecchie persone che mi dicono sono stato mandato via dal seminario perché mi hanno scoperto. Ma quante volte? Una. Basta una volta e sei fuori. Allora io dico, ma noi accogliamo queste persone per farle crescere umanamente o per avere quel prodotto finale? Allora qui dobbiamo essere sinceri. Non possiamo dire ci sta a cuore la persona umana, ma poi di fatto nell'istituzione ufficiale che è il seminario vogliamo un altro prodotto che è appunto che non crei casini. Allora sostituiamo l'opera alla persona.
Allora questa è un'incoerenza del sistema. Spotlight, non so se vi ricordate il film, l'ho rivisto recentemente ed è molto bello perché ad un certo punto il direttore del Boston Globe, quando aveva già le informazioni di accusa sui casi di pedofilia, e c'era l'ansia dei giornalisti, i quali volevano subito pubblicare in maniera scandalistica, che cosa fa? Dice, saggio, intelligente, intelligente fino in fondo, perché se un sociologo non è intelligente non può scrivere libri, e direi chiunque scrive ad essere intelligente, cioè intus legere. La risposta di questo direttore del Boston Globe fu questa: no, aspettiamo, perché non si tratta di casi, ma di sistema. Dobbiamo cercare di svelare, di portare all'evidenza il sistema. E allora mi sta proprio a cuore questo. Lo dico come uomo, come prete, come religioso. Cioè, non mi ci ritrovo in questo modo di formare. E già ci sono segnali che provengono anche da vescovi. Penso a Elio Castellucci, il vescovo di Modena, il quale ha detto no, dobbiamo cambiare. E penso anche a teologi. Non so se tu, Marco, puoi dire qualche cosa, ma a me ha molto colpito, è stato pubblicato appunto alcuni anni fa uno studio di Hervé Legrand sulle dimensioni sistemiche della crisi degli abusi nella Chiesa Cattolica. È apparso 2 anni fa, nel luglio del 2020, e la rivista è Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques. Molto interessante, perché lui fa un esame analogo alla tua, cioè capisce che bisogna guardare il sistema. E qual è la conclusione di Hervé Legrand? Hervé Legrand, arrivo alla parola appunto di Giancarlo, vocazione. Cioè abbiamo ristretto il tutto nella vocazione sacerdotale. Tu l'hai dipinta bene, questa idea del perfetto, dell'alter Christus, della persona Christi, questa idea del catechismo della Chiesa Cattolica al 1548 che citi più volte, ripresa anche dalla Lumen Gentium al numero 10. E Hervé Legrand dice, ma che cosa stiamo dicendo? Perché chi è che chiama? Chiama la Chiesa, chiama la comunità cristiana, non chiama il germe di vocazione divina. C'è bisogno di qualcuno che si dia da fare in questa comunità ecclesiale, vieni tu per le qualità che hai, ma non perché quale vocazione divina. Se andassimo più con i piedi per terra, cioè andassimo veramente nella realtà dei bisogni concreti della Chiesa, piuttosto che restringere le vocazioni a stare lì a calcolare se hanno fatto bene o fatto male, che come stai facendo la tua vita di sessualità, andiamo ai problemi reali delle comunità cristiane, che hanno bisogno di persone che sappiano amare ed amare. Allora, a mio avviso, iniziamo a sgretolare questo sistema. Credo che questa crisi è un mutamento nella Chiesa, e questa crisi che è un mutamento ci rende sempre più pronti a vedere la crisi come un'opportunità per ripensare dalle fondamenta ciò che noi siamo, cristiani che amano seguire Gesù. Sì, io vorrei a questo punto, ovviamente ripassando la palla a Marco, insomma, per reagire, no, alle cose che sono state dette. Di quello che ha detto Paolo mi ha colpito molto la parte finale, perché in realtà quello che lui ha posto come questione alla fine è una delle questioni su cui si divide la teologia, no? Cioè, alla fine la vocazione chi chiama la vocazione è la comunità, o è, diciamo, qualcosa di più
personale di più, che poi si sottopone a un discernimento, diciamo, in genere dell'autorità ecclesiastica, ma che non deve essere qualcosa di meramente funzionale, no? E su questo è una discussione molto, molto importante. Io ricordo, per esempio, quanto su questo si era speso Schierlebeck, no? Perché è importante? Perché in realtà l'idea che quello del ministro è un servitore fondamentalmente della comunità e che la cui figura è chiamata dalla comunità per dei bisogni della comunità e non è, diciamo, colui che è eletto in qualche modo, cioè l'eletto, cioè con la E maiuscola, è evidente che implica un processo di desacralizzazione molto forte. Ora, la domanda che rimando a Marco è, nel commentare questi due interventi, è anche, cioè in fondo io sono rimasto anche molto colpito in un passaggio del tuo libro, no? In cui tu dici, alla fine non è il sesso l'oggetto della repressione che avviene nei seminari, che avviene in questo tipo di struttura ecclesiastica, ma è la verità e l'autenticità. Cioè il sesso si può anche praticare, basta che lo si faccia in silenzio, o basta che lo si faccia, diciamo, con una, come dire, mantenendo l'evento tra noi. Ecco, non so. Ecco, questo vorrei un po' che tu in 10 minuti reagissi un po' a quello che hanno detto Giancarlo e Paolo, e magari anche tenendo conto di questo mio riferimento, ma quello che ho detto io è prescindibile. Grazie, grazie, grazie. A me, tu hai detto, Mauro, che dell'intervento di Paolo ti è piaciuta soprattutto l'ultima parte. A me è piaciuto tutto, devo dire. Cioè, ma anche se ovviamente adesso dirò delle cose, ma è stato un intervento davvero, davvero molto, molto stimolante. Ed è anche un intervento che autorizza a nutrire qualche speranza. Nel senso che tu, Paolo, hai detto sei stato criticato da qualche teologo. Sì, può darsi che qualche teologo mi abbia criticato, o addirittura, credo tra i teologi, un hater. E quindi anche uno che proprio sistematicamente, sappiamo, mi insegue e mi demonizza, che è una cosa che fa anche abbastanza cool, perché insomma è una cosa bella, no? Però diciamo la realtà, Paolo, è che di questo libro non si è discusso nella Chiesa. Io ho la percezione che l'abbiano letto in tantissimi, che probabilmente, che come succede sul sesso, no? The elephant in the room, non voglio esagerare l'importanza del mio lavoro, però in questo 2021 nella Chiesa, nel clero italiano, la casta dei casti è stato The Elephant in the Room, il libro di cui si sa che si è letto, ma di cui non bisogna parlare. Perché appunto, a parte una, diciamo, recensione critica e qualche frase su Facebook, così non ho visto una reazione davvero seria della Chiesa su questi temi. Non è che la pretendessi, per carità, non è che mi fosse dovuta. Io sono uno studioso e scrivo i risultati del mio lavoro e poi li affido al mondo e succeda quello che succeda. Però la questione rimane ancora completamente sotto traccia. E rimane sotto traccia perché, appunto, per molte delle ragioni che hai citato tu, perché questo è proprio un sistema. Infatti è vero, cioè il punto è proprio questo. Tra l'altro, quando mi dicono, qualcuno mi ha detto, ma nella vita del clero c'è molto altro. Certo, ma io non sto parlando dei preti, come persone, non sto parlando della loro spiritualità, della loro fede, che è tutto un altro discorso, o del loro cammino pastorale. Io sto parlando del sistema. Io sto parlando della Chiesa,
e del rapporto tra la Chiesa e il clero. Non sto, questo libro non esaurisce ovviamente la totalità della condizione dei presbiteri dei pastori cristiani, assolutamente no. Questo libro mette l'accento su un elemento che è cruciale nel funzionamento del sistema e che, come hai detto benissimo tu, spiega poi tanti altri elementi, tante altre patologie del sistema. Il punto è: perché il sistema sta in piedi? Allora, qui ovviamente ci si può, forse Mauro l'hai fatto, no? Ti sei riferito al dibattito teologico, alle controversie tra abolitori del celibato obbligatorio, invece conservatori del celibato. Sì, che sono dibattiti interessanti, ma il sistema sta in piedi per la forza, per il peso che gli viene dalla sua storia e per il fatto che nella storia questo sistema sembra aver funzionato benissimo. Questa è la verità. E il perno del sistema, secondo me, è rappresentato da due cardini. Uno è quello che dicevo prima, il rapporto tra l'istituzione e il singolo funzionario, che spiega la preferenza per il celibato, no? E il fatto che il prete celibe sia completamente devoto all'organizzazione. Questo è ma non è l'unico, forse non è neanche il più importante. Il più importante è l'idea che la castità sia associata alla sacralità. Questo è il punto. Cioè l'idea che io affronto nei primi capitoli del libro, che il casto è sacro. E siccome, siccome il casto non ha o riesce a tenere, meglio ancora, riesce a tenere sotto controllo i suoi desideri, le sue aspirazioni, le sue volontà, riesce, a differenza degli altri esseri umani, a tenere sotto controllo, e lo fa per l'umanità, come sacrificio, perché si sacrifica per gli altri. No, qua tu hai detto benissimo, a un certo punto hai parlato del clericalismo dei laici. E questo è il punto, che il clericalismo non è un'ideologia del clero, perché il clero è clericale solo in pubblico. Il clero, se tu parli con i preti, parliamo con i preti, sappiamo benissimo che il prete è molto autoironico e ti racconta 200, a maggior ragione se ti parla delle sue vicende sessuali e affettive, ma anche se non lo fa, è una persona, diciamo, disposta, di cui si vede l'umanità piena. Il problema è quando è in pubblico, cioè è il ruolo del prete. Allora il ruolo del prete è costruito, del ruolo del prete cattolico, è costruito sull'idea che questa castità, perlomeno tentata, desiderata, questa ideale autocastrazione simbolica, sia il segno della sua prossimità con Dio, perché Dio, mentre Dio ha fatto me, come lo dicevamo prima che c'era la trasmissione, innamorato, che ne so, degli uomini o delle donne, o comunque naturalmente desiderante, mi ha costruito, forse appunto anche in seguito alla mia, come segno della peccaminosità della mia natura, dei limiti della mia, non voglio avventurarmi su terreni teologici, mi costruisce come un essere desiderante che non riesce a controllare. Il prete è qualcosa di diverso. Il prete è colui nel quale la castità è segno di un'elezione divina. E anche poi si vede, no? Le due cose, tra l'altro la castità e la devozione alla Chiesa, per certi versi nell'immaginario di molti laici, coincidono, ma come farebbe ad avere una famiglia? Tante cose farebbe prete, non potrebbe dedicarsi a delle cose così.
così infime come, come moglie, figli, perché lui, lui è una creatura superiore, deve dedicarsi a delle cose più alte, no? E tra l'altro anche quello che diceva Codrignani all'inizio sulle donne era interessante, no? Perché le storie tra i preti e le donne sono per molti versi storie simili, se volete, nella struttura a storie di infedeltà varie, no? Infedeltà coniugale, per esempio. Ma quello che c'è di diverso e che Codrignani ha colto nel suo intervento è l'elemento della indifferenza affettiva. E l'indifferenza affettiva, sì, è un risultato dell'addestramento. Perché mentre la Chiesa non ti può insegnare ad essere casto, la Chiesa può aiutarti a combattere ogni forma di dipendenza affettiva che non sia quella dell'istituzione medesima. La Chiesa ti può aiutare a gestire e quindi a diventare, e questo tra l'altro si collega anche al tema degli abusi, perché una delle caratteristiche più interessanti di molti fenomeni di abuso è l'incapacità dell'abusatore di rendersi conto di quello che ha fatto. Non si rende conto di aver fatto del male perché è addestrato a essere indifferente nei confronti dei sentimenti altrui. E questa indifferenza è un'indifferenza in parte addestrata, risultato di quella formazione lì. Venivo alla tua questione, però mi sono dimenticato la tua domanda, dimmi solo il punto. Perdere, passiamo. No, dimmi il punto, ricordami il punto. La questione solo che il titolo. Tu dicevi che non è il sesso ad essere l'oggetto della repressione. No, infatti l'ho detto e l'ho scritto nel libro. Non è il sesso è appunto la centralità del sesso è spiegata da queste ragioni, ma siccome il sesso in realtà non si può davvero governare fino in fondo, cioè non si può arrivare a governare la coscienza di un individuo fino a impedirgli di commettere certe azioni, alla fine è molto più semplice, è molto più praticabile, è molto più accessibile controllare i suoi comportamenti pubblici. La sua coscienza no, e quello che succede dentro di lui alla fine non è davvero mai controllabile. Non esiste un'istituzione totale capace di essere così totale da normare e da dirigere ogni aspetto della nostra vita. Quindi quello però tra l'altro chiudo dicendo una cosa, no? Che è interessante perché poi ed è una conferma di questa mia ipotesi si ha dal fatto che poi quando finisce il seminario il prete è abbandonato a se stesso, cioè il prete passa dalla istituzionalizzazione totale, dalla vita nella casa materna, nella casa dei genitori in cui viene seguito e viene controllato e viene coccolato in tutto e per tutto, a viene, diciamo, una situazione in cui viene gettato nel mondo. E quello che lui deve portare con sé di quell'educazione, oltre a tutti gli altri aspetti che ho citato prima, è questa capacità di apparire casto e di essere per questa via una persona diversa dagli altri. Questo è il fondamento del clericalismo. La ragione per cui la Chiesa non lo abbandona è perché su questo si basa il suo potere sul popolo, cioè non una cosa da niente. Si basa buona parte della sua autorevolezza, della sua rispettabilità, della sua differenza rispetto alle altre organizzazioni, rispetto al consorzio umano. Noi siamo diversi e siamo diversi anche e soprattutto perché siamo casti, perché siamo puliti, perché non facciamo le zozzerie che fate voi. È una fonte di una risorsa di potere formidabile. Io
se mi metto da un punto di vista cinico e guardo e dico ma perché mai dovrebbero abolirla sta cosa? Ma piuttosto vadano a prendere i preti in Sudafrica, li fabbrichino dei cloni, facciano qualunque roba pur di non rinunciare a quella che è appunto il criterio, diciamo, di appartenenza della casta. Perché le caste governano in maniera, soprattutto le caste sono una forma di potere, come dire, che viene dalla tradizione, che si consolida attraverso, si è consolidato attraverso secoli di storia. E prima di buttarlo a mare, la Chiesa Cattolica ovviamente ci pensa per bene, tanto che anche il Papa, appunto le discussioni con Mauro sono state tante su questo, non so, si è rifiutato anche l'attuale Papa, grande presunto innovatore, riformatore su questa cosa qui, e al momento giusto in cui poteva fare qualcosa, cioè in Amazzonia, si è rifiutato di cambiare. Mi taccio. Paolo Gamberini, a te 5 minuti e 5 minuti poi a Giancarla per chiudere. 5 minuti. Ecco, se mi date la parola, credo che ce l'abbia. Vai, vai. Benissimo, 5 minuti. Allora vorrei riprendere queste ultime battute di Marco e collegarlo un po' alla domanda che tu avevi un po' presentato, Mauro, all'inizio. E vorrei, ecco, partire con una citazione, dato che avete citato adesso Papa Bergoglio, Papa Francesco, tratta dalla sua lettera al popolo di Dio del 2018, quindi siamo quasi 4 anni fa, in cui lui dice una cosa interessante, sta parlando appunto del clericalismo e quindi di questo che più volte è entrato nei suoi discorsi, dove dice che il clericalismo è quell'atteggiamento che non solo annulla la personalità dei cristiani, quindi ricollego al discorso, non è soltanto roba di preti, ma di laici, la personalità dei cristiani, ma tende anche a sminuire, a sottovalutare la grazia battesimale che lo Spirito Santo ha posto nel cuore della nostra gente. Qui non dice la parola, ma è battesimo. E allora ritorno a quello che tu, Mauro, dicevi, cioè ripartire, cioè se vogliamo dare un cambiamento a questa situazione, un cambiamento che sia sistemico, e qui abbiamo il sinodo, non so fino a quanto realizzerà fino in fondo, ma il cambiamento è proprio su quello che tu dicevi, cioè ecclesiologie come quella, tu hai citato Skillibex, ma qui ho citato Hervé Le Grand, che è un dominicano, il quale possiamo dire spicca anche dal è merito, ma spicca anche dal punto di vista di apprezzamento. Lui riprende proprio quest'idea della scuola domenicana, cioè ripartire dalla comunità, che è l'idea della Chiesa antica, dei primi padri della Chiesa, cioè se ho la vocazione, se ho la vocazione, non sono io, ma è appunto. L'ultima cosa legata a questa, vorrei proprio suggerire che il tuo lavoro, Marco, ti direi abbi fiducia, non preoccuparti se le reazioni sono state scarse, prima di tutto perché la verità e l'autenticità di cui tu parli è diffusivum sui, la verità si afferma. Secondo, direi che a mio avviso sta iniziando allora una discussione su queste tematiche, forse non le saranno con il nome Marco Marzano, ma stanno diventando sempre più patrimonio di questa Chiesa che vive questo tempo. Grazie Paolo. Giancarla, che mi sembra la persona più adatta a questo punto a chiudere dopo aver sentito parlare tanti maschi. Apri però il microfono. Apri il microfono. Fatto, adesso è aperto. Allora, sì, molto bene tutto, e sono contenta del libro anche di Marzano, che sosterrei, ma non ho sostenuto neanche il mio, perché non è stato un successo neanche il mio. Penso che mai non ho detto questo. A Mauro,
ma non è questo, è la questione che uno sa di avere posto delle questioni veramente cruciali e spinose, e però sono scomode, e quando uno fa una cosa scomoda si tiene la scomodità. Io sono una persona scomoda, tant'è che mi ha fatto ridere Paolo quando ha citato Tonini, che io nel, quando ero parlamentare bla bla così, sono venuta a Ravenna per fare una cosa su, non mi ricordo neanche, ci doveva entrare le questioni religiose perché c'era anche Tonini, e siccome era seduto a fianco mio avevo visto che aveva un libro contro il comunismo. Allora era divertente perché io invece volevo stare al tema, come adesso il tema era quello del celibato. L'abbiamo in fondo sottovalutato, perché il problema è quello di sistema, e il sistema è il potere, su questo non ci piove, e dobbiamo dire anche con la capacità di assoggettamento che è dell'essere umano. L'essere umano è capace di seguire a prescindere da quelli che possono essere i suoi stessi interessi. Consentitemi, per la brevità del tempo, di fare qualche salto. È evidente che il sistema influisce e determina delle cose che nascono anche dalle nostri limiti, e anche da quello che chiamiamo vocazione. Perché io sento usare la parola, ho sentito, adesso è molto in disuso, ma un artista, un musicista, eccetera. Non credo che sia così. E ci sono degli equivoci sulle parole. Io credo che un matrimonio sia casto nell'esercizio della sessualità, nella cosa, non perché è regolare o irregolare. Pensate nella storia cosa sono stati irregolari i matrimoni d'amore, e quelli ufficiali, quelli erano esclusi dall'amore, perché il problema di tutto è l'amore. E 3 giorni fa ho presentato l'ultimo libro su Adriana Zarri, che è la raccolta delle sue poesie, presumibilmente del 71. Credo che ci sia anche qualcosa che poi è stato messo in questo cassetto in cui ci sono tutte le poesie. Ma Adriana, che è una vera teologa, ed è una teologa donna, pone il problema proprio su Dio. Ma Dio chi è? Per lei è l'amante. Lei corrisponde con lui, ma non è lei che lo prega. La sua preghiera non è la sua. Lei crede che sia Dio che prega noi. È un rovesciamento che ti fa capire tante cose, cose che hanno a che vedere con lo spirito e il corpo. Difatti lei è una che ha valorizzato molto la persona, ha valorizzato il corpo e frequentava la televisione della rete 3, che insomma era abbastanza vivace. Quindi faceva lei, secondo lei, era un eremita. Questo era una traduzione dell'eremitaggio in funzione propria. A lei andava così. Quindi abbiamo molte volte confuso con la coscienza. È la coscienza quella che conta, che è individuale, che è personale e che tiene conto di tutte le limitazioni che ha l'essere umano. Ma il sistema di potere è quello che ormai penetra la Chiesa istituzionale in maniera molto grave e pesante, e da lì fluisce in tutte le altre anche istituzioni, spesso come modello, perché la gerarchia. Gesù avrebbe voluto mai la gerarchia. Gesù non ha pensato ai preti, non ha pensato a una chiesa organizzata, ma non avrebbe certamente pensato alla gerarchia. Io vedo le difficoltà, non soltanto il vescovo di Modena, ma quali sono i preti che sono usciti a Bologna dal seminario?
quelli che hanno avuto, virgolette, la vocazione, Poma, Biffi, Caffarra. Possono essere seguaci del Concilio Vaticano, che erano tre contrari al Concilio. Possono essere seguaci di Papa Francesco. Ecco, e Papa Francesco certe cose non se le può permettere, perché l'accusa di eresia è di 8 anni. E pensate la denuncia da parte della Conferenza Episcopale Americana per scomunicare Biden. Allora, se questo tentativo è andato a vuoto perché Biden è corso a trovare il Papa l'ha abbracciato, saluti, e questo è eloquente per quello che io intendo il potere, ma è penetra dentro, perché sono così anche i sacramenti. I sacramenti sono inquinati perché l'ordine è uno e l'ordine, io credo che la resa dei conti, se per caso i laici prendono coraggio, anche istituzionalmente, è uno dei reati contro l'umanità, perché questa repressione della sessualità e del corpo è una cosa che danneggia tutta la società e se stessi, a partire da sé. Ma pensiamo cosa può essere stata l'artificio della confessione, di quante strumentalizzazioni sono state fatte nella piccola società, che può essere quella di un paese, di un piccolo centro. L'aborto, per esempio, e le donne cattoliche che abortivano e andavano a prendere la comunione nel paese, magari meridionale, sapendo di essere sacrileghe, perché non potevano confessarlo. Io, durante le campagne che ho fatto, ho trovato dei preti che mi hanno detto: fa bene lei a cercare di portare avanti una legge, perché noi sentiamo delle cose che non possono essere non messe in discussione e riviste. Quindi questo è. Ma il matrimonio cos'è? Un atto impuro? A parte la questione degli atti impuri, ma è mai possibile che siano legittimati da un prete che non è sacerdote, perché i sacerdoti sono in questo caso i due sposi, e però l'autorità stabilisce che è quello giusto, giusto davanti a Dio, e sarebbe reato, sarebbe sacrilego divorziare, secondo la dottrina antica. Ecco, l'amore dove sta? Non lo nominiamo neanche lì? Quindi c'è la disponibilità a usare il corpo dell'altro, e conferma il patriarcato, perché io ho sentito dei cattolici dire: beh, se io devo stare a aspettare che la signora dica no quando non ne ha voglia, eccetera, allora perché mi sono sposato? E ci sono le conseguenze di avere il mutuo aiuto, va bene, ma l'amore è un'altra cosa. Allora, non è che non questi grandi che ci hanno guidato, insomma, ci sono state delle figure nobili, anche loro forse sacrificate, però non, adesso non possiamo più sostenere che il sacrificio è gradito a Dio perché Gesù si è crocifisso. E il crocifisso oggi è quello che risorge. Non dico oggi, ma è una corrente in cui la teologia ha rimesso in discussione certi principi d'autorità del passato. Ma aveva ragione e Paolo quando ha detto che il cristiano è essere nel mutamento, nella trasformazione. Infatti io penso che, e chiudo, che quando fra 4 anni faremo il 19° centenario di questo credo fatto da Costantino per mettere pace fra i dissidi delle chiese d'origine, e
ha ragione il pastore Rick, che diceva: ma non c'è l'amore, Dio è amore. Allora, quando diciamo credo, non ci mettiamo l'amore per prima cosa? L'amore per i fratelli cos'è? Una cosa sbiadita? Io non ho sentito l'amore con tutto me stesso, con tutta me stessa, con tutti e due gli esseri umani, più la pluralità delle scelte che ci possono essere, non sappiamo neanche cos'è la natura, e io non le metto sotto la verifica dell'amore. Ecco, questo credo che sia uno degli argomenti più forti per quello che riguarda la scelta celibataria, ma tutto il resto, che penetrando dentro le coscienze individuali ha prodotto una cultura disastrosa che oggi tentiamo di riformare. Anche dall'interno ci sono certamente delle cose importanti, i teologi cercano di smantellare molto della crosta che ha impedito l'evoluzione di un cristianesimo liberatorio, e quindi penso che ci siano molte aspettative per il futuro, anche perché altrimenti il postumanesimo ci schiaccerà anche queste ipotesi di lavoro per un futuro che tutti aspettiamo migliore. Grazie Giancarla. Beh, io direi che possiamo chiudere. Ringrazio i nostri ospiti, quello faccio come vice coordinatore di Nazionale di Noi Siamo Chiesa, Marco Marzano, autore del libro La Casta dei Casti, Paolo Gamberini, teologo gesuita, e Giancarla Codrignani, intellettuale femminista cattolica. Grazie a tutti e anche a chi ci ha seguito. Ciao a tutti. Ciao a tutti.